per questa sera che faccio? Ormai rimango a dormire qui, sì. Ho fatto un po' il giro di tutti gli alberghi, ma non sono riuscita a trovare nulla. Quanti alberghi ci sono? Con tre posti. Tutti e tre occupati. Beh, adesso non sono andata qui in una pensioncina. Vediamo che cosa riesco a trovare. Sì, va bene, ci sentiamo domani. Sì, ciao. €47 al mese ci ha portato tutti i mesi, e dove ho fatto le case, io sono venuto a chiedere il tasso per avere tutto il conto. Questa sarà una di quelle alberghe che ci chiamano fondo. Allora ho fatto vedere come si fa chi. Io sogno maschio, non c'è che fare. E con la femmina provo piacere, sto sendo sciauro di donna femmina, sto giurando non posso stare. Senta, guardi, non è aria? E che, effetto di gas? Ma senta, ma lei che cosa vuole? Chi tu che voglio, anzi volessi, io tu dicessi, sotto ci stassi. Ne ricreassimo tutta nottata, molto più meglio di una giornata. Mamma mia, ma per favore, ma aspetta, ma... Io la scrittissi, ma non ce la faccio, su un mondurino divento pazzo. C'hai a 600, vengo in randazzo e grido forte, viva su... Questa è una di quelle femmine che ti fa passare un piacere a parlare, vabbè, no, capì. Buongiorno. 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 Tanto 118. E senta, mi dia la meglio stanza che ci avete in questa pensione di albergo. Voglio una stanza completa di tutto. La voglio con camera, anticamera, bagno, antibagno, piscina, shampoo, doccia e la vasca magari. Perché io dopo la doccia mi faccio bello due bracciate, la vasca, tranquillo e felice. Esagerato. Ma questo caso me lo può fare in piscina. Io? Ma perché non so ci vuole fare lei un bagno nella piscina? Ma io infatti lo faccio, nella mia. Lei si fa il bagno nella sua piscina? Ma certo! Ma mi scusi, ma che piscina fa? 500.000 litri. E che fa? Accoglie! Ok, e io ho fatto un quarto di litro, ma io bevo mezza birra di giù, se no mi ho capito, la devo stare pigliando con finita. Senta, ma che cosa capisci? Io non la sto prendendo affatto in giro. Certo, quindi adesso c'è scappata notte, alla capo un quartiere, mi ha senta, mi dia questa camera, vanno le cose. Ma io la camera non gliela posso dare. No, lei me la deve dare. No, ma io la camera non gliela posso dare. Qua siamo in uno stato della democrazia, della camera, del Parlamento, siamo consumati. Però ci sono, quindi lei la camera me la deve dare. Senta, le ho detto che io la camera non gliela posso dare. Ma perché? Ma perché io non sono l'albergatore. Ma lei non è dell'albergo? No! E mi ha fatto parlare menzogna la mia! Ma ci pare che io non è nella tua casa! Ma dai, sei ma qui non c'è nessuno! Sei l'albergatore! Albergatore! Albergatore! Eccomi! Finalmente! Finalmente! Finalmente lo dico io! Dora non senta, finalmente lo dico io! Chi c'ha va? A te passaggio su finalmente! Ah, sì! Finalmente! Buonasera! Buonasera! In cosa possa esservi utile? Desidero? Una stanza! Una stanza. Siete fortunati perché nonostante il periodo di grande confusione abbiamo tutto pieno, mi è rimasta l'ultima stanza a vostra disposizione, quindi ve la do subito. Ma mi scusi, dopo l'ultimo caso di mucca pazza, ora niente avessimo un primo caso da albergatore in tonto. Io vengo e ce lo hanno una stanza per te, una stanza per me, e lei mi dice siete fortunati, c'è l'ultima stanza. Ma perché non siete insieme? Ma chi io? Ma questo individuo, ma che schifo! Ma cosa mai c'è spunte? Guarda che bello carrozzo di picciotto che c'è qua. Carrozzo? Oh, ma c'è di niente, di quanto vado bene, lascia stare. Ma allora non siete insieme? Assolutamente no. Ancora. E allora c'è un problema. Perché a me è rimasta l'ultima camera a disposizione, la posso dare solo al primo di voi che ha. No, sono arrivato prima. Sono arrivato prima io!
della signorina. La signorina è arrivata a vedere. Lei dovrebbe comportarsi da gentiluomo, no? Lasci passare la signorina, no? Ma quando? Al tempo dei canonici di legno, forse. Hanno valuto la parità, ora siamo gli stessi, allora se vuoi essere trattata come chi arriva prima, devi arrivare prima. Non ti arrivi dopo, vuoi essere trattata come chi arriva prima, non qui. Ma scusi, scusi, lei è un uomo. Ah, perché ci sono dubbi? Ah, io sono uomo con la A maiuscola. Ma che sta dicendo? Ma nella parola uomo la A manco c'è. Un uomo no, ma ce n'è femmina quando mi metto da sotto. Oh. Lasciamo stare, io dicevo, lei è siciliana, no? È siciliana. E quindi si comporti come tutti i siciliani, sia un gentiluomo, un galantuomo, lasci passare la signorina, avanti. Lei mi tocca nel mio punto debole, nella sicilianità. Mi devo sacrificare, lei stanza una pura sola. Una. Mi sacrifico, ma porto la stanza con me. Un bel lontano, va! Ma senta, ma lei è impazzito! Ma io mi sacrifico per lei! Ma scusi, ma che sacrificio sta facendo? Io rinuncio alla mia privacy, bella! Ma che cosa sta dicendo? Ma posso venire nella stanza con lei? Ma caro signore, faccio un sacrificio vero, un sacrificio da galantuomo, da mascolo sicuro, mascolo originale, no? Sacrificare proprio di un po'. Vabbè, nella stanza ci saranno delle attive, uno poteva andare a fare, no, no, un solo letto, a una piazza e mezzo. A Francesca. E niente, mi sacrifico, voglio fare la faccio da me la foto. So che ho cattato a letto con me. Ma che cosa dice? La madre, non me lo dica lei. Ma come me lo dica lei? Lei se porca pipa e dimmi pure papà a testa. Ma quando mai? Ma non è possibile. Lei se porca pipa e dimmi pure pipa. No, assolutamente no, completamente. Ma parlate che se vanno col per testa con testa qui. Scusate, cerco di rimediare al problema. Scusate, fatemi fare una telefonata. Forse il tempo. Ah, sì, io sto. Sì. Sì. Ok, va bene. Buone notizie. Si è liberato un'altra stanza. E quindi vi posso sistemare ognuno nella vostra stanza. Avanti, ditemi chi di voi è arrivato per primo. Io sono sistemato la sala qua. Ma cominciamo. Ma sono arrivato prima io! Invece così che in colpo ce l'era. Signorina, mi scusi. Sistemo prima il signore e poi sono subito da lei. Va bene? Ci stringiamo veloci. Poi ti mungio, stai già qui. Per favore, non mi faccia perdere tempo, avanti. La signorina sta aspettando, non è che può aspettare tutto il tempo a lei. Infatti. Aldo, ma cara, stai aspettando, lei si gira dall'altro lato. Mi dia la carta d'identità. Che è questa cosa? La tessera d'identità. Non ce l'hai. Lei non ha la carta d'identità? Ma quanto sei buono? Ma perché non c'ha la carta d'identità? Girare, mi metto cavolo sbagliato perché non hai la carta d'identità, l'ho mandato in galera, da là è aperto. Sì, ma perché non ce l'ha? Perché? Perché me l'ha sequestrato. Aspetta, il carabinieri, perché guidava senza la patente. Lei guidava senza la patente? Ma lei allora è quella vera, brutta. Ma basta. Sì, ma perché era senza patente? Allora, e mi dissero patente libretto, io c'è uscita un libretto e un foglio rosa, ci mette la faccia e dai la faccia. Quindi c'aveva il foglio rosa? Certo che c'aveva il foglio. Quindi era in regola? Assolutamente sì, perché io quando mi pigliai la patente 35 anni fa, ma adesso un foglio rosa, ma cosa mi dissero? Come 35 anni fa? Il foglio rosa ha una validità di 6 mesi. E io che sono un avvocato, la mia si quasi chi mi insegna. Va bene, allora lei non ha la carta d'identità, non ha la patente, allora sarà venuto qui con l'autocertificazione? No, io sono venuto con l'auto 600 firme. No, dicevo, lei ha portato l'autocertificazione. Ce l'ha l'autocertificazione? Ci ho rispondito, oggi, se no io ho l'auto 600, senza, se a lei ci fa piacere quando manca, ci manca anche questo. Allora, se lei non ha l'autocertificazione, mi deve
solo quanto mi sono preso a fare. Mi deve fare il modello per restare qui. Vabbè, io ci faccio un modello e poi vado nella stanza di lontano. Certo, lei me lo fa qui. Certo, non ce la fa. Allora si sbrighi, me lo fa. Ma che sta facendo? Il modello. Giorgio Cappana. Ma quale modello? Il modello, il modo, il modo. Lei ci deve portare il modo. Va, qua c'è carta, c'è penna e mi faccio il modo. Va, va. Un po'. Una bella croce, eh. Vabbè, glielo faccio io. Signorina, mi scusi un attimo. Sono subito da lei, confido sì. Il modulo e sono subito da lei. Basta che ci sbrighiamo, stringiamo e sbrighiamo. Allora, mi dia velocemente, nome, cognome, date lo che dice. La domanda per porta che io mi confondo subito. E invece ci dobbiamo sbrigare, la signorina sta aspettando, quindi mi dia nome, cognome, date lo che dice. Allora, nome. Nome. Vittorio. Vitto. Cognome. Pennarizzi. Nato. O. Oh, paese. Nell'anno 2008. Scusi, la minchiata, non me lo sento. Non ci siamo capiti. Lei è venuto qua per fare il buffo. Allora, mi dica, dove è nato? O paese. O paese. O paese. O paese. O paese. O paese. Ah, o paese. Portogallo. Se non porta non mangiamo subito, però. Portogallo, vabbè. Portogallo. Dove mi siete? Ah, finalmente. Se mi prende un esempio io dico che siete una caracciata. Dove mi siete? Dove mi siete? O paese. Se ci fa piacere io mi risiedo là, ci può scrivere che io mi risiedo dove vuole lei, basta che mi lascia c'è scusa. Lei mi deve dire dove vive, dove vive. Io vivo la bottiglia quando sono a casa. L'indirizzo, 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 l'indirizzo. Via della Cetto. Numero? Senza numero. Via della Cetto senza numero. Occhi? Due. No, dico. Occhi? Frontali. Ma che c'entra? Frontali? Ma perché non ce li abbiamo tutti frontali, gli occhi? Assolutamente, i mascolini vanno una testa e una sinistra. Io dico occhi. Sull'occhiato. Occhi il coro. Vabbè. Marroni, lo scrivo io. Marroni, occhi marroni. Capelli. A destra. Castanate. Capelli, a me interessa sapere se sono castano chiaro, castano scuro. Ce lo può scrivere, castano fittendo, capo 15 giorni che non mi lavo. Ho capito. Neri, capelli neri, Sesso? Tutti i giorni. Ehi, c'è qualcuno che tra dentro casa e fuori casa tutti i giorni. Sì. Io dico sesso. Sesso? Com'è? Esagerato. Cicandello, ciclopico. Ma cosa lo sapete voi? Io dico, voglio sapere se è maschile o femminile. Ma perché non si vede? Ah, si vede? Si vede? Allora femminile. Come femminile? Io sono uomo maschio, con la U maiuscola. Maschio con la U maiuscola. Ma se non c'è la U nella parola maschio? E che c'è? Allora, la U si trova nella parola uomo. Nella parola maschio c'è la M. Allora giù può scrivere, maschio con una volta. Altezza? Mezza bellezza. Io dico sua altezza. Mi puoi chiamare al limite maestro, ma no, sua altezza è esatto. Vabbè, 1,50.
Ok, il nome del padre. Del figlio. Il nome di suo padre. Va, non mi interessa, non mi interessa più. Va avanti. Che lavoro fa? Che hai a fare? Deve far più altro, che hai a fare? Ambientalista! Ambiente, bravo, bravo, io mi ambiento facile, mi ambiento subito, sì, io a mio lo scarso pasto è un giusto ma lo so meglio proprio, io sono. Quindi ambientalista, minimalista, sì. Campo ecologico! Certo, certo. Perino! Ogni tanto, sì. Come ogni tanto? Uno è perito sempre o è perito mai? Quello che è una zampogna, uno che è perito come tutto, va, al mio paese si dice che ha uno considera. Ma lei è perito che ha studiato? Ma perché si studia per perità? Io non lo sapevo. Io tutto autodidatta e me la cavo bene, tranquillamente, però... No, io dico, lei è perito professionale. No, professionale, professionale, mia moglie. Mia moglie si chiede proprio... Anche sua moglie è lei? Sì, si chiede proprio catalogata nelle armi di distruzione di massa. Vabbè, vabbè, basta, non mi interessa più. Allora, qui c'è la chiave della stanza, sì, della sua stanza. È una stanza un po' piccola, un po' buia, un po' stretta, un po' spartana, va? Ma non lo sta mandando nei catacombe. È una stanza che costa 30 euro e tu farla risparmiare, no? Ma lei chi ce l'ha detto che io voglio risparmiare? Cassiamo alle solite, lavoro per quanto è povero e disoccupato, e allora è giusto che alla pedaglia ci tocca a scorcio e un po' non ci possa più di un spicchio. Questa capace che sarà una stanza che manco, manco c'è un bagno? No, il bagno purtroppo non c'è. È visto? Ma è in comune. È un comune lontano. No, dico, è in comune, è in comune. Ho capito, ma se a me mi scappa ad andare giù di notte, mai a vestire non ci vai con pigiama. Hai di chiamare un tazzo, non è un comune lontano. In comune, tutti insieme! Ah certo, non pigliamo a braccetto e andiamo tutto a casa. Suite. In questa suite lei troverà di tutto, quindi questa suite è chiaro? 300 euro. Quanto? 300 euro. Ma io la stanza ma la stai affittando questa sera, non è che me la stai cattando. Sì, ma lei ha voluto la suite, quello di 30 euro non la vuole, questo di 300 euro solamente, 300 euro. Senta, per favore, la mia me che sta ci vado io, mi dia. Mi dia 300 euro. Ma lei, questo di malente cosa c'è? Ma mi scusi, a lei la chiave chi ce la sta dando? Signorina, per piacere, i direi 300 euro, avanti, che così la finiamo qua. Vabbè, avanti, ah. Ti hai capito il 300 euro? Mi dia la chiave, oh, grazie, buonanotte. Buonanotte, signorina, buonanotte. Allora, qua c'è la chiave della sua stanza, mi deve dare 330 euro. Scusi, questa è chiave. Quale stanza? La stanza buia, quella dei 30 euro. E allora io perché c'hai da dare 330 euro? Lei si piglia la stanza di 30 euro, no? E poi ci sono le 300 euro della signorina. E la signorina che me lo chiede? Perché ce l'hai... Senta, lei vuole fare un furbo, io ce la lascio a chiave e me le stai...